Ha intenzione di arrestarmi? Dipende da quello che ha fatto. E da come si può risolvere. Per quanto dobbiamo stare quassù? Finché potremo andarcene senza rischi, o finché non mi dice quello che sa. Perché crede che io abbia bisogno del suo aiuto? Sono certo che non vuole finire come l'uomo che è venuta a cercare. Ray Crossen. Chi l'ha ucciso? È quello che sto tentando di scoprire. Il mio ragazzo è in marina. Lui compila rapporti operativi e post combattimento. Prima in Iraq, più recentemente in Afghanistan. Dopo un po' ha cominciato a risentirne. A risentirne come? Lo ha logorato. Giorno dopo giorno, leggere rapporti, compilare continuamente liste di caduti, senza mai poter fare niente. È un sottufficiale con accesso a documenti riservati. Però a un certo punto si è trasformato da credente in agnostico, da patriota in traditore. E ha iniziato a rubare documenti segreti? Mi ha chiesto di divulgare materiale su internet. Voleva solo che qualcuno lo ascoltasse. E lei ha accettato. Per aiutarlo a superare questo momento. Prima si trattava di innocue statistiche, poi di furto su vasta scala di materiale altamente sensibile. Materiale di che genere? Non lo sappiamo esattamente. È entrato in un database che contiene informazioni su vecchie operazioni in Iraq e operazioni in corso in Afghanistan, comprese quelle segrete. Il suo ragazzo voleva ottenere un cambiamento costringendo il governo a modificare politica. Jenny, come si chiama il suo ragazzo? Non lo possiamo rivelare. E non l'avete arrestato? Sappiamo dov'è in ogni istante. Non dovevamo collaborare? Vi abbiamo detto abbastanza. Questo a Etty non piacerà. Probabilmente è proprio lei. Sì. Il suo ragazzo si chiama Matt Driscoll, sottufficiale Matt Driscoll. Ti invio l'indirizzo. D'accordo. Allora? Allora tutto a posto. Grazie per le informazioni. Vi faremo sapere se scopriamo qualcosa e spero che facciate lo stesso con noi. Ma certo. Noi diremo a Etty che sei un simpaticone. Assaggiate i churros qui all'angolo, sono favolosi. Il ragazzo di Jenny è il sottufficiale Matt Driscoll. Vive a Silver Lake, vi ho inviato l'indirizzo. Ci muoviamo. Eric. Sì? Ci serve tutto quello che abbiamo sul sottufficiale Matt Driscoll. Matt è un brav'uomo. Un brav'uomo non ruba segreti di Stato. Ma non è un traditore, agente Anna. Vuole solo che qualcuno lo ascolti. Ha fatto un giuramento quando è entrato in marina. Lo so. E lo sa anche lui. È distrutto per quello che sta facendo. Le giuro che non sapeva cos'altro fare. Non gli farete del male, vero? Sto tentando di aiutarlo. Ma lui deve permettercelo. Lo chiami. Gli dica di andare a casa sua. E di aspettarci lì.